rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Se ne va, palla al centro. Ma guarda, si capisce niente, va. Bella apertura. Gol. Sensazionale Courtois. La parata da fotografare. Neymar. E il portiere con quella splendida parata. Maradona. Holland. È frisch, sta cazzo da fine di partita, mamma mia. Ha giocato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Ma di dove era questo? Divisione 2, ex, madonna mia. Qui ragazzi, ho 4 partite e 6 punti. Devo fare 3, 6, 9, 12. Minchia raga, non devo mai perdere. E giochiamo sempre fuori casa e va bene. Babù. Ma Messi sta bene, che fanno, lo metti. Holland lo mettiamo secondo tempo. Ma qua. Facci maxi. Allora. Manice, eh? Andiamo, sì? Oggi in due parti il video, raga. Se no, fin quando lo edito, non esce un cazzo. Non esce una beata minchia. Ben ritrovati, amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 di oggi chi vuole sono già sul palcoscenico. E non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Non temiamo nessuno, non temiamo nessuno, non temiamo nessuno. Al massimo la eFootball, raga, la possiamo fare sabato in live, che dite? La inizio, vediamo almeno ci siamo qualcosa avanti. Qui Fabio, siamo in presenza di uno dei più grandi portieri in circolazione. Ha la reattività di un felino e un fisico che nasconde la porta agli avversari. Ma si è sempre fatto notare anche per il carisma. Stiamo parlando di Der Titan, il titano Liberkan.
Erpomata, ma poco. E va col cross, va. Questo con i cross gioco, ma niente, ma poi con i cross. Con i cross. Ci prova con un pallone profondo. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Con i cross. Da in mezzo le passate, raga. Una serie di passaggi che può colpire. Con i cross gioca. Che utilizzo il mio bug questo e come ti permette? Oh, ma di sparo. E perché così? Defie, madonna mia, raga. Guardate com'è frustrato, guardate. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Ottima copertura qui. Mi hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Non è fallo là. Vabbè. Come cazzo fai a non fischiare il fallo là, dico io. Abbia tagliato in via, Romagnu. Un muro. Guti allarga il gioco. Errore qui, pallone sprecato. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Del Piero guadagna metri. Colpisce in linea portiere battuto. Porca troia, raga. Dai, come fai a non segnare là? Del Piero. Non fallo, fuori gioco. Ah, boh. La gioca sulla destra. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Ma fregati, me lo citavo io. Minchia che è chiuso. No, che è chiuso la Davis e poi va a fare gol questo qua. Davis. Prova a verticalizzare. Occasione per il contropiede. Palla filtrante per Messi. E perché? Cioè non ho capito sta cosa. C'è un po' di contropiede. Supera il diretto avversario. Questo faccio un scemo, questo troppo scemo faccio. Lo gusto mai. Vedi, troppo scemo, Rummenigge provano a partire in velocità e passa. Ma io non ho tirato, Anio, lo giuro. Becca, deviazione nell'estremo difensore. Tira davvero molto angolato. De Piero mi ha rotto i coglioni, Non ho tirato là, avrei tirato. Forse è meglio se tira. È qui. Centrale, dai, madonna mia. Che cos'è? Perché Del Piero là? Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno si accompagna. Vede lo scatto e cerca la profondità. Davis. C'è Messi.
si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Gira, la gioca in profondità, la mette sulla sinistra. Vabbè, mi sto zitto, Pallone interessante in verticale. Niente raga, Messi che mi sbaglia i passaggi in questo modo, raga. E questo che quindi ha fatto sto scemo qua. Avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. Ottima, occhio al tiro. Oh, perché si è fermato Davis? Guarda Mac Davids. Sceglie di andare per vie verticali. Perché si è fermato? Non fischia, oh, non fischia. Possiamo giocare? Vabbè, raga, che cazzo vi devo dire, raga? Vabbè. No, ma non l'ho data a Davi. Minchia. Ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la si prova. Oh. Vabbè, raga, va bene. Va bene, stampo di cheat. Messi, pallone interessante in verticale. Niente, raga, io questo tipo di azione non si può fare più. Sto selezionando, ma le selezioni ho giocato incredibile. Oh! Cazzo tiro dall'aglio Morane e poi a volte. L'affluenza di quest'oggi è di 71.898 spettatori. Mbappé è in ottima posizione. Ottimo intervento. C'è Messi. Opportunità di ripartire. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto.
La regina tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello. Il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per... Ci pensa il portiere a respingere. De Pau. Pallone interessante, in verticale. Passaggio in avanti nello spazio. Se ne va. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Prova a scavalcare gli avversari con una palla lunga. Cercano l'azione veloce. La difesa. Come non è fallo? Senza tanti complimenti e riconquista la palla. Beckham. Beckham. È stato splendido. Centrale, ma io non avevo. Guarda, vediamo come si fa, ma. Tutti a Holland, raga, guardate, tutti a Holland, raga. Da commentare, Madonna mia, quanto voglio spaccare tutto. Ma dove gliela dà? Ma guarda, cioè, si mette in mezzo, è incredibile. E che fa mo? Di merda, guardate Melina, raga. Beckham, una serie di passaggi puliti e efficaci. Sceglie di andare per via verticale. Perché Pujol sta là? Ci prova. Non potevano trovare il cuore in un momento migliore. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Quasi non ci crede neanche lui. Stato lasciato così libero con le sue doti balistiche, deve essere marcato stretto, altrimenti due gol di vantaggio e partita in discesa. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Rashford. Niente, raga, ma non si può, raga, ma se la do a Davis, perché la dà lui? Ma dai, ma vedi, io queste cose non le sopporto più, raga, vabbè, dai. Ho capito. La partita, Fabio, ormai è compromessa, ma i tifosi vogliono almeno il gol della bandiera. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Va alla ricerca di un compagno davanti. Occasione da rete. L'aveva capito che il gioco è stato appoggiato da mezz'ora, può essere. Non ci posso fare niente, raga. Io queste persone le sopporto proprio. Ok, neanche ci salviamo.
fuori casa? YouTube? Circus? Circus.com Simi 7. Simi 7. È nuovo, formazione, non è italiano, apposta. Vabbè. L'ho beccato e lo proviamo. Ovviamente deve mal paesaggio a me. Ah. Votre attention, chers spectateurs. Nous vous demandons de bien vouloir garder vos véhicules uniquement dans les parkings prévus les jours de match. Merci de votre compréhension. Oh raga, sono affranto, distrutto proprio. Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime due ore in nostra compagnia. L'Emirates Stadium è chiamato la... Cazzo costa, cazzo mi metta questa. Questo per me sta registrando, può essere. Ma perché ho la difesa aperta, raga? Ma che di nuovo? Vabbè. Di nuovo. Prova la conclusione. Il pallone è dentro. 1-2 veloce che mette la partita sui binari giusti. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica. Ma come cazzo fa a inserirsi questo sempre? Oh. Madonna, mi con chi sto perdendo, raga. Niente, Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. E dai. Ecco pallone in avanti. Madonna mia, raga, questo è scarso, dai, fratello mio, madonna mia, raga, non ci credo. Ma non batte neanche i falli, ma che è? Ma serio, Ma che cosa gli ha preso?
Questo con l'1-2 se ne va un po'. Go, 3-0, Maniu. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Passaggio forse era un po' telefonato. Non capisco, raga, c'ho la difesa alta, raga, non sto capendo niente, raga, non ci sto capendo, sto sincero. Che? Sicuramente non era in programma, ma niente da fare, vanno dagli 11 metri. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. È l'occasione per allungare sugli avversari. Raga, ma non sto giocando io. Non ho il controllo. Guardate indietro la palla. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Perché sta la Beckenbauer? Raga, c'è qualcosa che non va, impossibile, raga, impossibile. Cross verso il centro dell'area. Non riesco a giocare. Guardate. E trova bene il compagno. Ecco un altro, cerca il tiro. E il pallone finisce in rete. Continuano a punirli senza pietà, c'è da chiedersi quando toglieranno il piede dall'acceleratore. Mi permetto, Fabio, di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una sconfitta così sonora. È uno di quei giorni in cui non ti funziona niente e saltano gli schemi studiati in allenamento. Tutto quello che fai si trasforma in un gol subito. Può capitare anche ai migliori, devono riflettere e riprendersi. Partita saldamente nelle loro mani. Ora del Piero. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Ecco il filtrante per Benzema. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Poteva essere un gran pallone, perché
dimensione di centimetri. Davis, per Piero, si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Prova Benzema. Io non riesco a giocare, guardate. Guardate. Ma guardate qua, ma guardate, cioè ve li sta tradendo a Conti quello che sto vedendo. Ottima giocata sulla sinistra, dovremmo sfruttarla meglio. Fabinho. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Pepe, raga, ma questo è... Ecco un'occasione di contropiede e passa. Grande movimento nello spazio. Sensazionale. Stiamo raggiungendo punteggi più propri del tennis o del calcetto. Vediamo quando si fermeranno. I tifosi della squadra che sta subendo rumoreggiano. Almeno quelli che non se ne stanno già andando. Non è facile vedere la tua squadra dare uno spettacolo così dal vivo. Chiudo qua per sempre, no? Non è più per me, raga. Basta.